Mercoledì 7 ottobre, oggi andiamo a metterci a testa in giù e a fare dei max effort. Il warm up di oggi prevede 3 set di 6 Hindu push-up, 8 glute bridge e 10 squat jump. Dopodiché, come workout, abbiamo 2 minuti AMRAP, quindi 2 minuti di lavoro e 2 minuti di riposo, e andiamo a ripetere per 5 volte. Nei 2 minuti di lavoro andiamo a fare degli handstand push-up, che sarebbero 12 per l'uomo e 8 per le fanciulle. Nel tempo che avanza all'interno di questi 2 minuti, dopo aver performato gli handstand push-up, abbiamo max effort, quindi il maggior numero possibile di kettlebell American swing. Il cash out di oggi sono 3 set di che cosa? 10 one hand swing, sempre con la kettlebell, da fare 5 con un braccio e 5 con l'altro. Un minuto di riposo tra i vari set e mi raccomando poi seguiteci sui nostri canali social, che sono questo canale YouTube, la pagina Facebook e il profilo Instagram. Iniziamo con gli Hindu push-up, quindi ci corichiamo a terra, mani sotto le spalle. Teniamo i piedi abbastanza lontani in maniera tale da mantenere le gambe tese il più possibile per tutto il movimento. Dalla posizione di partenza stendiamo le braccia, portiamo la testa in mezzo alle braccia, i glutei verso l'alto e quindi le gambe tese, e poi ritorniamo al pavimento. Dopodiché abbiamo i glute bridge, ci corichiamo schiena a terra, portiamo i talloni vicinissimi ai glutei, palme al pavimento, attiviamo i glutei, quindi spingendo l'anca verso il soffitto, pensando a spingere i piedi dentro al pavimento. Per concludere abbiamo squat jump, quindi eseguiremo una cosciata completa e anziché terminare lo squat tornando semplicemente in piedi, lo terminiamo saltando, quindi stendendo con forza l'anca, staccandoci dal pavimento, andiamo a eseguire 10 squat jump di fila. I 2 movimenti del workout sono handstand e American swing. Nell'handstand appoggiamo le mani a terra, portiamo le spalle in linea con i polsi e andiamo in verticale. Nella posizione in verticale l'unica parte del corpo che tocca il muro sono i talloni. Porteremo quindi poi la testa al centro cuscino, le ginocchia verso i gomiti, scalciamo forte verso l'alto, stendiamo quindi l'anca e poi inneschiamo la spinta delle braccia. Il movimento successivo, il secondo ed ultimo, sono gli American, che dovranno essere fatti max effort, quindi portiamo la kettlebell alle anche, stendiamo con forza le anche, contemporaneamente stendiamo le gambe, ci ritroveremo con la kettlebell sopra la testa, corpo teso, gomiti tesi. Se non riusciamo ad eseguire in sicurezza, ad esempio a casa, perché abbiamo uno zaino o d'altro degli American, possiamo eseguire dei Russian swing, che vuol dire portare la kettlebell all'altezza degli occhi. Per finire, come cash out, abbiamo degli end-to-end swing. Possiamo eseguirne 5 con una mano e poi eseguire il passaggio sull'altra mano, oppure andare ad alternare destra-sinistra, destra-sinistra, quando la kettlebell si trova più o meno ad altezza occhi, quindi nel momento in cui galleggia, cioè la fluttuazione del kettlebell. Un minuto di riposo e per 3 volte.